Buongiorno a tutti, si sarà già capito che la platea è composta anche da persone che rappresentano l'azienda OSL, quindi è un misto di istituzioni a cui teniamo particolarmente e di cui ringrazio le colleghe del Comitato sul fenomeno mobbing dell'azienda dell'Università degli Studi di Ferrara, perché abbiamo già detto e la prorettrice lo ha anche apprezzato che il modo di lavorare interistituzionale può essere un modo molto vincente. La riflessione che mi è stata chiesta è una riflessione su un codice etico di comportamento che noi abbiamo deliberato nel settembre del 2009 ed è un po' una riflessione su quello che potrebbero essere le implicazioni, le difficoltà e alcune osservazioni riguardanti proprio l'applicazione dei dispositivi, quindi quello che ci andiamo ad accingere ad introdurre è proprio la problematica dell'applicazione dei dispositivi che vengono suggeriti, come poi trova difficoltà, facilitazioni nell'applicazione pratica. Io sono Giulia Signani, oggi pomeriggio terrà per me questa relazione la dottoressa Stefania Casalini, che è una nostra contrattista. Mi vergogno un po' a dire contrattista perché chi vive queste situazioni sa che parlare di contratti è quasi offensivo, però insomma abbiate clemenza e pazienza con lei se siete ancora presenti, perché sta collaborando con noi dal 2007 e sta seguendo proprio fin dalla nascita entrambi i comitati, sia Mobbing che Pari Opportunità. Guardiamo alcune scansioni che fanno vedere le convergenze e le divergenze rispetto alle due esperienze nostra e dell'università. I contratti nazionali di lavoro della sanità comprendono dal 2004 per il comparto, dal 2005 per le dirigenze, il suggerimento di costituire comitati sul fenomeno mobbing. Dico suggerimento perché immagino che abbiate capito che siamo in un campo molto quasi di volontariato ancora, non ci sono sanzioni per chi non costituisce, anche tra le aziende USL della regione Emilia Romagna mi sento di dire non c'è stata la piena applicazione, questo può lasciare parecchi interdetti perché si pensava alcuni anni fa che ci fosse più sensibilità e più attenzione. I compiti che vengono ritagliati proprio dai contratti di lavoro sono quelli della raccolta dati, di individuare possibili cause, quindi tentare di rimuoverle con proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione, alla repressione delle situazioni di criticità e poi appunto formulare proposte per la definizione di codici di condotta, in particolare codici etici. È già stato citato dalla professoressa Calafai il decreto legislativo 81, il testo unico 81 del maggio 2008, con alcune variazioni che poi in questo caso non riesco a trattare, ma che convogliano l'attenzione sullo stress lavoro correlato per la prima volta e sulle lavoratrici in stato di gravidanza, le differenze di genere, di età e la provenienza da altri paesi. In questo caso torneremo proprio per alcune riflessioni riguardo a queste categorie. Noi all'USL siamo partiti con la deliberazione dei comitati nel 2008, abbiamo fatto una delibera per i comitati del comparto e della dirigenza, poi con la proposta di riunire assieme i due organismi, una proposta che è stata accolta dai colleghi, che mi vede particolarmente soddisfatta del fatto che il lavoro si fa poi insieme. E la prima proposta di seminario l'abbiamo fatta nell'aprile del 2008, ha avuto tale successo che poi l'abbiamo dovuta replicare per altre due volte, si intitolava Il viaggio del fenomeno mobbing. Erano già iniziati contatti con il comitato del fenomeno mobbing dell'università e quindi l'anno scorso nella sede universitaria, in particolare l'aula magna di economia, abbiamo ottenuto questo seminario di due giorni, mobbing, stress, burnout e dintorni, con docenti misti, azienda USL e università. E in particolare, dopo questa esperienza di formazione diciamo più estesa a gruppi ampi, ci siamo focalizzati su una metodologia di formazione a cascata, e questo devo ringraziare la dottoressa Caselli che è presente in aula e che è la direttrice
del Dipartimento Tecnico Infermieristico dell'azienda, che ci sta supportando in un interessante percorso di formazione di persone che diventano formatori interni all'azienda e propongono a piccoli gruppi di lavoro aziendali a loro volta delle discussioni sul mobbing e sulle forme del disagio lavorativo. Questo l'abbiamo già intrapreso per il mobbing e stiamo intraprendendolo anche per i temi delle pari opportunità, proprio con microcorsi di formazione proposti a cascata. Ecco, allora entriamo nel merito del significato del codice etico, significato che noi abbiamo dato al codice etico, sul quale abbiamo lavorato con l'avvocato Rita Mascanti, che è la consigliera di parità provinciale e che ci ha supportato in tutto il percorso applicativo di queste nostre azioni. Il codice etico, mi dispiace dirlo, è stato appena approvato, ma è già obsoleto, proprio per quella dinamicità che veniva messa in luce e che va messa in conto in forme di patto sociale, come giustamente citava la dottoressa Mancini, patto sociale che però risente dei mutamenti interni all'organizzazione. Quindi da una parte il legislatore ha ben fatto a suggerire di individuare dei codici etici da parte dei comitati per ciascun comitato praticamente, quindi ciascuna organizzazione è tenuta ad istituire un proprio codice etico di comportamento, proprio per tener conto di questa variazione, questa dinamicità. Per esempio, abbiamo due situazioni sulle quali stiamo ragionando. Una è data dal fatto che recentemente abbiamo avuto la fortuna di vincere un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento della Famiglia in particolare, quindi abbiamo potuto già dagli ultimi mesi dello scorso anno applicare delle forme di conciliazione vita-lavoro. Tre persone sono a casa in telelavoro e una ventina di neomamme infermiere stanno frequentando dei corsi di reinserimento al lavoro dopo un lungo periodo d'assenza. In questo caso, per esempio, la modifica dell'articolo 9 della legge 53 del 2000, anche questa recente, suggeriva, e lo vediamo nelle azioni, suggeriva di prestare attenzione a possibili forme discriminatorie nei confronti di coloro che godono di dispositivi di facilitazione della conciliazione. C'era scritto sulla carta. Però noi adesso lo vediamo, che questa è un'integrazione che andremo a proporre nel codice etico, perché è da prevedere le persone che stanno a casa in telelavoro, le persone che devono assentarsi per le loro 40 ore di formazione per il reinserimento, poi devono fare i conti con chi? Con i colleghi dai quali si distaccano e poi ritornano, e non è detto che sia così gradito da parte dei colleghi, diciamo anche capito. Mentre un altro aspetto sul quale personalmente sono particolarmente turbata è un fenomeno che stiamo verificando da parecchio tempo ed è, dicono, legato alle carenze finanziarie, io non ci credo mai, ma probabilmente perché non sono un economista, ed è quel fenomeno per cui chi resta a casa in assenza per maternità non viene sostituito. Allora mi chiedo, nella considerazione dei diritti di un lavoratore, se questo non sia una lesione particolarmente grave, perché vedo anche le conseguenze di chi rientra dopo i periodi di assenza di maternità e non sono di certo accoglienze felici. Tant'è che poi, volendo applicare appieno anche la normativa che consente alla mamma, consentirebbe anche al papà, ma sappiamo che siamo abituati a un altro modo in Italia, consente alla mamma di stare a casa se il bambino o la bambina sono in malattia, diciamo si attivano a mio avviso delle situazioni di colpevolizzazione eccessiva, perché la persona possa gestire la propria vita familiare e lavorativa in un modo sereno. Quindi queste probabilmente sono delle integrazioni che noi andremo a proporre, proprio perché il codice etico, come adesso vedremo, risente dell'organizzazione di cui fa riferimento. In particolare il codice etico noi l'abbiamo inteso come integrazione del codice di comportamento della pubblica amministrazione già attivo da tempo,
e del codice di disciplina aziendale che è pure attivo. Etico nel senso dal greco comportamento, costume, consuetudine, è quella branca della filosofia, e quindi queste contaminazioni le accettiamo a piene mani, che studia i fondamenti oggettivi e razionali che permettono di distinguere i comportamenti umani buoni, giusti o moralmente leciti rispetto ai comportamenti ritenuti cattivi o moralmente inappropriati. In particolare il termine codice etico definisce l'insieme di principi di condotta che rispecchia particolari criteri di adeguatezza e opportunità in riferimento ad un determinato contesto culturale, sociale o professionale. Quindi è bene ragionare connotandolo proprio sull'organizzazione di cui stiamo parlando. Non vi leggerò ovviamente tutto il testo del codice, c'è la possibilità di consultarlo visitando il nostro sito nell'ambiente informatico proprio dedicato ai comitati. Ma mi soffermerei su alcuni aspetti che sono segnalati proprio con la scrittura in rosso, perché sono quelli sui quali spendiamo, diciamo, il significato dell'applicazione del codice. Sono tenuti all'osservanza dei principi e delle finalità contenuti nel presente codice tutti i dipendenti dell'azienda e qui è, diciamo, un discrimine importante, tutti i soggetti che hanno rapporti di collaborazione con l'ente e col suo personale. Quindi questo amplia di molto il raggio. Ci sono, in particolare per quello che riguarda l'azienda OSL, un'azienda sanitaria territoriale, ampliamo anche di 360 persone il nostro personale, considerando per esempio i medici di famiglia convenzionati. Nei rapporti interpersonali ognuno è tenuto a contribuire e a mantenere un ambiente, un'organizzazione di lavoro fondata su principi di correttezza, questo era già stato detto, ormai questo è citato in molte parti, dignità, e questa è una delle parti sulle quali ci spendiamo, uguaglianza, e altresì tenuto a una condotta ispirata ai principi di correttezza nei confronti di utenti e di terzi. Poi, diciamo, considerandolo davvero un patto sociale, va messo anche che l'amministrazione si senta un po' coinvolta e obbligata rispetto all'applicazione di un codice, perché è un codice etico che vuole far leva su quelle che sono le istanze morali, individuali, gruppali e delle organizzazioni, ma ce lo diciamo e lo sappiamo, gli aspetti sanzionatori sono pochissimi a disposizione, tutt'al più si può fare una menzione denigratoria affinché la persona che si è reso autore di certe azioni non abbia la possibilità di carriera, almeno sui carichi fiduciari, però nient'altro. Quindi questo richiama anche una necessità di lavoro su un senso di cittadinanza organizzativa che fa sì che le persone si linkino con delle istanze di regole di correttezza, perché poi, cioè, non è che possano essere tutti i momenti, non si può dire una persona sei maleducato o sei maleducata fai in altro modo, bisognerebbe che ci fosse già un'autoregolazione della persona e delle persone nelle relazioni lavorative. Però l'amministrazione è bene che sia citata perché si impegni a promuovere il benessere e a eliminare le cause organizzative, le carenze di informazione e di direzione. E queste sapete che hanno un peso ogni una di queste parole. Vi inviterei proprio a riflettere il fatto di eliminare le cause organizzative, quindi un'amministrazione dovrebbe impegnarsi a limitare quelle che sono le difficoltà di tipo strutturale, prima lo citava bene la professoressa Calafà, dietro un codice etico ci sono molte istanze anche rivoluzionarie di pensiero di una organizzazione, quindi limitare le cause di tipo strutturale, le carenze di informazione, e qui sappiamo che si apre un mondo, cioè la difficoltà di sapere davvero le situazioni che sono in atto, che cosa si sta pensando, dove si sta andando, che tipo di pianificazioni, ne abbiamo occasioni nell'anno numerosissime di non sapere che cosa l'amministrazione sta decidendo, neanche a volte quali sono i luoghi di decisione effettivi.
E poi gli aspetti di tipo proprio di direzione, cioè di capire quali sono le intenzioni della parte apicale e capire anche quali possono essere le applicazioni per il singolo individuo e gli impatti sul lavoro del singolo individuo. Quindi le organizzazioni, le amministrazioni dovrebbero essere coinvolte in questo e chiedersi se davvero stanno facilitando una comprensione di quella che è, chiamiamola in termini più generali, la filosofia dell'organizzazione in cui si sta lavorando. Poi, cause che potrebbero poi essere motivo di conflitto, di disagio psicologico, che determinano il cosiddetto mobbing organizzativo che bene il professor Caraccio l'aveva ben delineato prima, inteso come malessere derivante da disfunzioni strutturali. E qui si è voluto dire, diciamo per un eccesso di bontà, anche inconsapevoli, perché si è considerato che una parte delle situazioni strutturali derivano da una tradizione che le persone poi si trovano a gestire, ma che non sempre hanno condotto fin dall'origine. Quindi c'è una certa inconsapevolezza del stare organizzando servizi in un modo poco efficace rispetto al benessere dell'individuo. Diamo quindi una piccola porta aperta, un piccolo spiraglio, ma che ci sia la possibilità di recupero per non far sentire le amministrazioni troppo stigmatizzate e troppo diciamo additate come inadeguate. Proprio per modellarlo sulle esigenze di un'azienda sanitaria territoriale, sia l'università che le aziende sanitarie hanno come loro strumenti di lavoro le risorse umane. Noi, chi produce cultura, chi produce servizio e salute, però sono le persone che vengono gestite proprio nell'effettuazione del servizio. Allora abbiamo rilevato il necessario declinare tutte le forme di disagio lavorativo, al di là del famoso mobbing, che appunto ha non solo la denominazione inglese che poco si attaglia alla nostra cultura e quindi rende anche un po' fatuo questo tipo di interpretazione. Cos'è mobbing? È tutto oppure non è tutto? E soprattutto in sede giudiziaria diventa così ristretto che quasi quasi diventa niente, perché le cause di mobbing sono pochissime, le cause di mobbing vive ancora meno, vero? Allora mobbing, e va bene, lo decliniamo, l'abbiamo definito, però noi abbiamo considerato anche altre parti di difficoltà lavorative. Questo dello stress che bene il professor Caracciolo citava, ma anche quell'episodio che il professor Caracciolo ci ha mostrato del film, che è propriamente una parte di mobbing che si definisce straining, una situazione, una sola tipologia di azioni ostili, un intento persecutorio che si manifesta in modo forzoso, discriminatorio, punitivo o esemplare, ed è rappresentato per esempio da un trasferimento disagevole oppure, come nel caso del filmato, un demansionamento senza motivate ragioni organizzative. E poi l'altra parte di disagio sulla quale noi abbiamo ritenuto opportuno spendere parecchia riflessione è il burnout, la sindrome dell'operatore bruciato, dell'operatore che sente di aver esaurito le forze psichiche, sente di non riuscire più a dare oltre nel proprio lavoro, a trovare motivazione, a riuscire ad andare avanti. C'è pure un articolo 9 sul consigliere di fiducia e questo ci introduce, diciamo, alle parti applicative che tutti i codici chiedono di definire, il consigliere di fiducia e lo sportello d'ascolto. Per la parte nostra si è pensato di tener conto del fatto che l'azienda sanitaria ha una quarantina di dipendenti psicologi, quindi lo sportello d'ascolto, che già poi tradizionalmente in ambito clinico viene fatto, perché molti colleghi psicologi, io stessa sono psicologa, si sono trovati e si trovano negli ambulatori dei colleghi dell'azienda che vanno a lamentare un disagio lavorativo, una depressione, un malessere, tutti questi sintomi che il professor Caracciolo descriveva. E quindi si tratta
al momento di definire, diciamo, un percorso denominandolo, però c'è già stato da tempo una tradizione di consultazione psicologica qualora ci fossero dei disagi. Quindi utilizzando questa nostra risorsa di colleghi psicologi, la consigliera di fiducia si è pensato di individuare una figura giuridica, avvalendoci del concorso che già l'amministrazione provinciale aveva espletato nel 2009, quindi attingendo dalla graduatoria già attiva. Tutto ha, diciamo, dei rallentamenti di tipo burocratico, perché per le assunzioni di un contrattista serve l'approvazione di budget, che ha dei suoi tempi, cioè, lo sapete, insomma, ha una filiera lunga tutta l'azione. Però questo sta succedendo in questa primavera e pensiamo che entro il primo semestre tutto potrà andare a compimento. Perché la consigliera è persona, o il consigliere, è persona scelta dall'azienda, i comitati pari opportunità e mobbing dovrebbero suggerire, come abbiamo fatto in questo caso al direttore generale, che tipo di persona, qual è la persona, e quindi proporlo. Dovrebbe rimanere in carica 3 anni e relazionare sulla propria attività al direttore generale e ai comitati pari opportunità e mobbing, suggerendo anche le azioni opportune volte ad assicurare la pari dignità e libertà delle persone, ma anche partecipando alle iniziative di informazione e formazione in materia promosse dall'azienda. Devo dire che la speranza nostra è molto più questo, che il consigliere di fiducia partecipi alle azioni di acculturazione sulla materia, si faccia vedere, possa essere effettivamente vissuta come una persona esterna all'amministrazione che può essere contattata, ma la speranza è che noi possiamo ricomporre in un modo molto informale tutti quelli che sono i disagi, perché viviamo come, diciamo, quasi una piccola sconfitta, dover rivolgerci all'esterno per risolvere problemi interni. Quindi l'idea dei comitati è un po' quella di riuscire a perseguire le strade informali per la risoluzione. Anche per noi rivolgerci alla consigliera di fiducia può avvenire in orario di servizio. Lo sportello d'ascolto, vi dicevo, è stato normato dal codice, ma è già variato, perché come succederà e succederà tra qualche mese dipende molto dalla soggettività dei colleghi che se ne faranno carico, e in allestimento, e al momento si sta ipotizzando uno sportello virtuale via cellulare, dando la disponibilità di un cellulare di servizio che può essere contattato e attraverso il quale possono essere presi gli accordi con chi si occupa dello sportello d'ascolto. Vi ho citato alcune volte le possibilità di ritorsioni, ma le ritorsioni sono anche parte di quello che può succedere a chi fa denuncia di disagio lavorativo, e sappiamo che può essere un deterrente forte sul farlo. Allora, vengono perseguite le ritorsioni dirette e indirette nei confronti di chi denuncia casi di mobbing ed è considerata condotta scorretta. Bisogna anche trovare qualcuno che si senta a disagio, se si sente dire sei molto scorretto, perché siamo già in un ambito morale abbastanza razionale. Contrastante con i doveri dei pubblici dipendenti ed eventuale rilievo anche sul piano disciplinare, perché in questo effettivamente la disciplina normativa al momento presenta gravi lacune. Gravi lacune, a meno che non ci siano dei reati evidenti, quello poi sappiamo che si può rivolgere ad altri organi dello Stato. Qui siamo a lavorare su delle situazioni molto subliminali, molto sottotraccia, che presentano delle sgradevolezze, ma poi che non sono così perseguibili come reati, quindi siamo in un campo molto di governance. L'altro aspetto sull'informazione, formazione e attività di sensibilizzazione, l'amministrazione dovrà peraltro predisporre, e qui si è voluto, insomma, anche qui rinforzare l'autorevolezza che l'amministrazione può avere in questi campi, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà
e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molesti. E qui il ruolo dei comitati sul fenomeno mobbing va un po' considerato in un equilibrio che è difficile trovare, perché i comitati e le colleghe mi daranno supporto in questo, hanno una funzione di advocacy molto forte, sostengono questa causa, propongono la formazione, però il nucleo è proprio chiedersi quanto questa istanza di sensibilità al disagio lavorativo e alle procedure necessarie per contrastarlo diventi una pratica, una sensibilità incardinata nell'amministrazione, e questa è la grande scommessa. C'è da chiedersi, c'è un punto oltre il quale l'azione dei comitati dovrebbe fermarsi ed attendere che l'amministrazione dimostri quanto ha appreso da quello che viene proposto, dimostri che davvero sente disagio a non affrontare i disagi lavorativi. E diciamo che è un aspetto di riflessione che prende molto nell'attività quotidiana dei comitati, perché poi c'è da darsi dei tempi. Se entro quei tempi l'amministrazione non assorbe, significa che le istanze non sono vissute in un modo autentico e vissute in un modo genuino e sentito, e non può essere sufficiente l'azione advocativa dei comitati. Possono risultare attività molto collaterali, diciamo anche tollerate e forse anche per certi versi strumentalizzate, perché poi uno può sempre dire: i nostri comitati hanno organizzato pure degli interventi formativi, noi siamo a posto. Non basta questo, anche se platee come queste dimostrano la sensibilità delle persone, l'attenzione a queste istanze, però ci stiamo dicendo che bisogna andare oltre. Come dicevano i nostri vecchi, impara l'arte, mettila da parte, in questo caso invece applicala poi. La riservatezza e tutela è uno degli aspetti sui quali prestare attenzione, perché il segreto di quello che verrà viene esposto è doveroso, e quindi occorre che l'amministrazione pubblica e come le nostre si abbiano accortezze che non sempre devono essere date per scontate, quindi che le persone si sentano particolarmente tutelate, non che vanno a raccontare i fatti loro e tutta l'amministrazione sa che cosa è successo. Da ultimo, per dire che lo sforzo di un codice etico può essere un piccolo esercizio, oppure può essere una situazione di integrazione a ciò che si intende fare. Noi abbiamo pensato di integrarlo anche con un comitato etico per il rispetto delle differenze, dando atto del fatto che in questi anni ci siamo impegnati nel portare avanti, e la professoressa Calavà, che era qua prima, per esempio, aveva partecipato a nostre formazioni sull'equo accesso ai servizi per le persone immigrate. Abbiamo continuato con un approfondimento sulle discriminazioni e differenze, quindi queste istanze formative e pratiche sulle differenze, sulle discriminazioni, convergendo con quelle che sono le sollecitazioni a darsi un osservatorio sull'applicazione dei piani, delle azioni positive, delle pari opportunità, ma anche dentro ai codici etici vengono considerate le opportunità di costituire comitati sul codice etico. Allora, in un tentativo di semplificazione anche amministrativa di quello che può essere il controllo reciproco di questi dispositivi, noi abbiamo ipotizzato di costituire un codice etico del rispetto delle differenze, che possa monitorare anche l'azione del codice etico di comportamento, oltre che di altri dispositivi che stiamo applicando, sperando che appunto il tutto possa portare ad una coerenza di gestione amministrativa, ad una assimilazione di queste istanze di umanizzazione delle organizzazioni. È brutto dire umanizzazione, però è un termine molto usato e molto attuale, e così che davvero si arrivi a raggiungere l'obiettivo che a volte si dimentica, ma che invece dobbiamo ricordare, che è quello di incrementare il benessere e mantenerlo. Grazie.